Salve, quello che vedrete adesso sono io che unboxo Alexa. Switch, no. Si è accesa, ovviamente si è accesa. E dentro, questo pacco c'è una roba azzurra. Ma è piccolissimo, pensavo fosse più grande. Raga, quello che ho comprato è Alexa, esatto. Bella per Tornix che hai indovinato. Vediamo com'è dentro, invece, ma c'è la plastica durissima. Devo scaricare quindi Amazon Alexa, andiamo, vediamo sta palla. Mio Dio, ma che carina. Libricino con istruzioni. Ok, qui c'è il cavo. Questi pacchi li sai aprire ma non li sai mai chiudere, cioè, ti... Un attimo, ho staccato la live e devo fare assolutamente questa cosa, aspetta. Ok, ascolta. Oddio raga, non c'è da parlare. Oddio, ma io qui stavo per fare l'applicazione. Posso aiutarti a organizzare ciò che devi acquistare creando una lista della spesa. Aggiungi le banane alla mia lista della spesa. Alexa, aggiungi le banane alla mia lista della spesa. Annullerò quel promemoria per il momento. Ok, ho configurato Alexa, è abbastanza semplice, non ci vuole niente. Mio fratello fa, hai configurato puntini puntini e lei, cosa, come, scusa, piano. Chiave giù dei Vucumbra in spiaggia. Alexa, chi sono io? Sto parlando con Alessandro. Alexa, saluta i miei iscritti. Ciao. Ti ho chiesto su Instagram cosa chiedere ad Alexa. Un altro motivo appunto per seguirmi su Instagram. Come si dice gatto nel carbone in tedesco? Già lo so. Gatto nel carbone, in tedesco, si dice... Katze in Kuhn. Classico. Alexa, lavori per la CIA? No, non lavoro per loro. Proviamo questa. Ma Dio è poco. Purtroppo non trovo la risposta alla domanda. Mi dispiace. Dai, ci sentiamo dopo. Qui c'è la nostra carissima amica. La nostra nuovissima amica. Ok, direi che è stata proprio una cattiva idea prenderla, perché non so cosa diamine è successo. Ora si sarà smemorizzata. Spero vivamente di no. Ma comunque, come sono stati questi giorni con Alexa? Veramente interessanti, raga. Sto trovando un'utilità incredibile. Lasciando stare che puoi chiedergli quando sei solo qualcosa tipo buo passatempo, strautile. La musica, raga, la musica. Gli dici di mettere una radio trap e lei ti mette la trap. Rock, lei ti mette la rock. La rock, vabbè, ciao, il rock. Adesso mi sono fatto anche l'abbonamento ad Amazon Music, che tra 3 mesi cancellerò. Particolari. Oltre alle domande che mi avete fatto su Instagram, me ne avete fatto un'altra in chat. Puoi aiutarmi ad estinguere il mutuo? No, proprio ti ha mandato a fanculo di strisce, non ne vuole sapere, manca ammazzate. Vorrei mettere questa lampadina qui, che voi non vedete, la vorrei far diventare domotica, così almeno l'attivo. Quella luce lì, che voi non vedete, farla diventare anche domotica. Cosa importantissima che darà il nome a questo video, clickbait. No, vabbè, comunque, raga, un attimo, analizziamo questa cosa. Alexa, ci spii? No, non ti sto spiando. Comunque mi sento un po' un dittatore a parlargli in questa maniera, ma è l'unico modo in cui ci si può parlare. Non è che lei ci spia, praticamente Amazon prende delle informazioni su come interagiamo con lei per migliorare il feedback e tutte queste cazzate qui. Amazon impiega migliaia di dipendenti in tutto il mondo per raccogliere informazioni allo scopo di migliorare l'assistenza digitale di puntini puntini. Cosa che ho scoperto che si può anche disattivare, non so come, cercate qualche tutorial su YouTube. Però comunque, sinceramente, boh, non mi dà neanche troppo fastidio, ma alla fine... Quindi Alexa ci spia? Sì. Ma non è che ci spia perché non è di nascosto, quindi sappiamo che ci ascolta, ma per comunque aiutarci a interagire con lei, lei interagire con noi. Quindi, ok, mi sono sfatato. Ragazzi, io vi consiglio Alexa. In live spesso interagiamo con lei, vi dico di farmi delle domande, gli chiediamo, mi avete chiesto cose assurde tra l'altro, ma vabbè, particolari. Quindi seguitemi anche su Twitch, così potete anche voi parlare in qualche modo con Alexa. A parte che ha un audio veramente incredibile e fortissimo. Se siete indecisi sul comprarla, vi consiglio di comprarla perché è strautile, ci troverete la vostra utilità. Ciao!